in quel tempo Pitagora, amareggiato dalla stupida dittatura di Polide, decise di abbandonare Samo, la sua bellissima isola greca, che gli aveva dato il naufragio. Viaggiatori e amici gli avevano raccontato di una terra tanto ospitale, quanto immensa. Saggezza, conoscenza e virtù venivano da stare. La chiamavano il glorioso Egitto di Tacone. 20.000 anni di storia l'avevano sì indebolita nella forza, ma non nello spirito. Conoscenza suprema. Erano ancora costruite dai sacerdoti del tempo. Durante una notte di luna, il gran sacerdote condusse Pitagora a osservare il cielo. Venne la luna, in particolare, alla quale il presidente di Tacone e che vi stringeva in notizia della ospitazione del canale Gio, o a lui. Il suo nome era Sonis, possibile, ed apparteneva agli stelli di Tiro e così, dare l'unità della piccola città. La vicinanza a un po' di nostro fratello, risposta a tutti gli stelli della mia macchina, ne spiegava l'intenso chiarore. Nonostante il nostro tramonto, come puoi ben vedere, dalla nostra arte e scienza emana ancora dagli occhi. Alcuni di noi discesero in questa fertilissima regione, laddove attraverso i suoi campi l'acqua vivificante del Nilo. La sera del mattino dà addio alle inondazioni benefiche, quando il ciclo diviene ancora più luminosa nel limpido cielo equatoriale. Sì, caro Pitagora, le divinità non sono qualcosa di astratto, come sarà detto dal crone da alcuni falsi apostoli. Le divinità di questi mentitori non esistono affatto. Esse sono funzionali soltanto al potere temporale, al Signore dell'Anello. Lo scopo è quello di controllare la mente e lo spirito del mondo. La prova. Se avrai la potere di togliere a quegli stessi schiavi le catene infami della loro sottomissione spirituale e fisica, ti accuseranno di tutto. Perciò la necessità dell'insegnamento esoterico riservato a voi. Bisogna essere preparati per comprendere chi siamo e da dove veniamo. Dentro ad ognuno di noi c'è tutto. Noi siamo il grande organismo, ne facciamo parte, ne siamo interminati. Nel nostro spirito c'è la via della liberazione, come anche quella della maledizione. Ogni cosa che l'individuo realizza nel corso della sua esistenza è ciò che la sua mente ha voluto.
nostra libertà si respira nel mondo sarà. La molteplicità delle divinità è divinità. Possiamo scegliere i nostri compagni d'avventura, al nostro piacere, sono i nostri vittori. Chi di loro si sognerebbe mai di pontificare sul nostro comportamento? Chi consiglia, non impone né punisce? Si potrà tutto al più arrabbiare perché non lo abbiamo salutato, incontrandolo per strada, ma in realtà questo è segno d'amore tra organismi. L'inciviltà, la barbarie e l'oppressione sono le nostre peggiori nemici. Distruggendo i monti dei, gli israeliti creeranno il più mostruoso dei dispotismi terrestri. La tristezza più desolante si accompagnerà al monoteismo. Inizieranno infatti le persecuzioni e montagne di cadaveri si consideranno la fede e le sue chiese. Il Dio unico dividerà un popolo dall'altro. Spariranno così dal gran teatro del mondo gli dei dell'aria e dell'acqua, e quelli della terra e del fuoco non gioiranno più, insieme con tutti i popoli del globo. Il linguaggio comune del paganesimo e del patriarcato sarà sostituito dall'unica fede dell'odio teocratico e patriarcale. Gli uomini, gli animali, le piante non si comprenderanno più, si dissolverà nel nulla la benefica attenzione verso gli altri, l'amo. E l'uomo seguirà la via maldestra dell'egoismo e dell'odio, in una parola, del monoteismo. Noi che veniamo dal suo, torniamo con triste rammarico alle tragiche ricette della terra. L'intelligenza del cuore dell'intelligenza. Se i demoni sospettassero pena di durante la nostra galassia, soltanto qui sono le domande del cosmo antico. E pensare che la luce, con tutta la sua velocità, non sarebbe in grado di fare stato una parola. Ah, se i uomini si rendessero conto che in vero non sanno nulla di nulla, se gli uomini intuissero che pure ciò che vedono con gli occhi del corpo è semplicemente il prodotto della trasmissione cosmica di organismi più grandi e che noi a nostra volta trasmettiamo altre immagini virtuali ad organismi più piccoli e che in immagine esistono un'infinità degli infiniti mondi e di diversi paralleli e che il nostro non è che uno dei campi sarebbero concreati, reciprocamente necessari, magnari e la loro interdipendenza. I miracoli di un mondo virtuale, in un'unica destra, il cosmo. Ipotizziamo che un dittatore pernicioso si inserisca nelle trasmissioni di ognuno di quegli uomini. Essi immaginerebbero che gli altri filmati siano per loro delle tecniche. Penserebbero di distruggere, non si renderebbero conto di creare in tal modo la terra desolata. In un primo tempo, la solitaria unicità dell'essere si riempirebbe d'orgoglio. Dopo, non molto però, inizierebbero ad annoiarsi. Il continuare a trasmettere diventerebbe inutile, tutta la loro resistenza inutile. Un cinematografo dove si proietta un solo filmato, che tristezza. Che solitudine, che noia, meglio la follia e la morte. Pensare che altri non vengono, sono invece basta non sono distanti, sono solo l'acqua viene ghiaccio, non ha percorso delle risate,
ha cambiato unicamente la sua frequenza vibratoria. La musica è la mia cucina, la via della salvezza.